Bella ragazzi, buongiorno. Sono finalmente tornato dalle vacanze, quindi a seguire seguiranno tutta una serie di nuovi video. Sono bello carico. Quindi per iniziare voglio subito dirvi che intanto vabbè, ho notato che i miei iscritti, anche se non ho fatto video per 2 settimane, sono cresciuti, quindi siamo a quota 485 iscritti. Per me sono veramente tantissimi, quindi oggi voglio salutare tutti i miei nuovi iscritti, tutti quelli vecchi. E procediamo subito con il nostro video. Allora, intanto, durante queste vacanze ho preso alcuni bauli shop che vi faccio vedere. Quindi voglio praticamente aprire tutta una serie di baulini e quindi fare. Guardate quanti ne ho fatti, ragazzi, sono veramente tanti, ragazzi, qua c'è da divertirsi. Quindi il video è abbastanza soft, poi ne seguiranno degli altri, in quanto come potete vedere hanno messo alcune nuove cose, però piano piano cercherò di farvi vedere tutto. Allora, partiamo subito con un video soft, domani appunto ne seguiranno degli altri e iniziamo subito, ragazzi. Allora, andiamo ad aprire un po' tutti i bauletti, partiamo anche da queste cagatine, che sono pressoché inutili, però voglio dire, li apro. Apriamo tutto, tutto, ragazzi. E vediamo se siamo fortunati. Allora, intanto, vabbè, apriamo prima queste cagatine qua. Questi qui ve li voglio aprire ancora insieme a voi. Allora, perfetto, iniziamo dai gioielli, ragazzi. 18 sono pochi, però va bene. Apriamoli lo stesso. Apriamoli tutti insieme, ragazzi. Assedio non me ne faccio niente, trappole non me ne faccio niente. Cavalleria è tutta roba di poco senso. Va bene, dai, ragazzi. Allora, continuiamo. Come potete vedere, abbiamo 690 scrigni rinoceronte, quindi io inizierò ad aprirli tutti. Magari li apro a 50 alla volta, così facciamo video un po' più lungo, o facciamo a 100 alla volta. Vabbè, dai, facciamo 100 alla volta, ragazzi, perché sono veramente tanti. Allora, 100 alla volta. Allora, apriamo. Allora, come potete vedere abbiamo. Vabbè, cerco di andare abbastanza veloce, così quando beccherò quelli oro ci soffermeremo. Vabbè, la fiala blu è abbastanza interessante, un gioiellino bianco non ci interessa. Ragazzi, a comprarli ci si mette di più, quando li si deve aprire, clac clac clac, praticamente sono finiti. Ok, sembra che non finiscono mai, ragazzi. Molto probabilmente mi farò tutto un nuovo set per quanto riguarda allora, visto che io sono un full cavalleria, come tanti sapete, voglio un po' cambiare e quindi mi farò qualche altro set. Due fiale viola, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Ok, abbiamo già finito con il rinoceronte. Corni, come se siamo cornuti, ne sono usciti una marea. Un'altra fiala oro, ragazzi, molto bene. Iniziamo di nuovo col Cristo, ala del terrore. Questo mi sembra che sia il comune, abbiamo preso quello raro, ne abbiamo presi solo 4 bianchi, quindi abbastanza una schifezza, ma tanto ne abbiamo un'infinità, ne abbiamo veramente un'infinità, quindi ci abbiamo tutto il tempo del mondo per aprire un po' tutto. Ragazzi, sta andando un po' male con i tristi, infatti sono tristi. Ok, continuiamo, ragazzi. Uno blu, va bene. Qui 4 bianchi, una schifezza. Sono già finiti quelli del Tristi. Ok, uno verde, ragazzi. Allora, andiamo con la zana curva. 670 bolli zana curva. Mi sembra che sia questo, quello raro, sì. 5 bianchi, quindi una schifezza totale. Ottimo, ragazzi! Un leggendario, ottimo, ottimo. Continuiamo ad aprire. Vediamo. Qualche bel gioiello oro mai, a me. Mannaggia. Ecco qua, un gioiello verde, che non mi ricordo neanche che cosa fa. Velocità di viaggio e cavalleria. Ottimo, un bel gioiellino, ragazzi. Continuiamo ad aprire. Zanna curva. Leggendario, va bene. Vi ricordo che quelli importanti sono alla fine quelli rari. Quindi, cioè, alla fine, questi con il tempo ne avrete una marea. Sono questi quelli importanti. Allora, Drider. Nucleo ardente, mi sembra che. Allora, il cervello è quello raro, perfetto. Continuiamo con lo spacchettamento, non ci fermiamo mai. Ok.
Io cerco sempre di fare video abbastanza corti, nel senso che non voglio annoiare nessuno. Uno blu, abbastanza bene. Vediamo un po'. Uno verde, ok. Questi qui sono bellissimi, ragazzi, me li apro alla fine. Allora, nucleo ardente. Ok, uno solo verde. Ok, stanno andando abbastanza male questi cervelli, voglio dire che non sono. Bah. L'ultimo pacchettino, vediamo cosa troviamo. Un po' di cervelletti, un cavolo, è andata malissimo. Allora, qua ce li teniamo alla fine. Larva, apriamo la larva. Larva, se non ricordo male, la tossina. Vediamo cosa abbiamo preso. Ok. Allora, tossina, perfetto. Sì, sono abbastanza sfortunato oggi. Allora, dente leggendario, due tossine verdi. E va bene così, andiamo, continuiamo. Sono veramente tanti i bottini da aprire, ragazzi. Allora, apriamo ancora. Oh, leggendario, le sacche di uovo. Una tossina blu, perfetto. Quante verdi non ho visto. Due, perfetto. Continuiamo ancora come se non ci fosse un domani, allora una blu, perfetto, ottimo. Ci sarà tanta roba che posso migliorare o fare ex novo, ma vi ricordo che farò sicuramente qualcosa di ex novo. Allora, una tossina viola, ottimo, e tre verdi, veramente bene questo giro, dai. Ultimo giro sulla larva. Ok, perfetto. Allora, Gargantua, ragazzi, speriamo in qualche occhio perché a me il Gargantua tua mi serve sulla cavalleria. Vediamo. Ok, perfetto, non ce n'è uscito neanche uno, ragazzi, guardate un po', cioè tre bianchi. Dai, ragazzi, ok, bellissimo, uno viola, uno verde, nove bianchi. Dai, uno oro, dai, datemelo oro. Due verdi, tre bianchi, veramente bene. Comunque è tanta roba, ragazzi, tanta, tanta, tanta roba. Allora, uno blu, uno verde, cinque bianchi. Vediamo se siamo un po' più fortunati. Uno verde, otto bianchi addirittura. Dai, ragazzi, uno leggendario, forza. Adesso lo devo chiamare, uno leggendario. Manco mezzo, ragazzi. Ultimo giro. Uno blu non male, però va bene così. Allora, andiamo ad aprire ala nera. Questi sono quelli rari, abbiamo beccato solo due verdi. E 8 bianchi, forse dell'Ade, un gioiello dell'Ade, non ricordo che cosa fa, una roba di fanteria, molto molto buono. Continuiamo, che ne abbiamo veramente tanti. Perfetto, un gioiellino verde, ottimo. Ma mai che mi desse un bel gioiello leggendario a me, mai. Allora, niente. Continuiamo. Gioiello bianco. Andata abbastanza male. Tra l'altro non mi ricordo qual è il raro di questi, perché faccio poca roba di questo mostro. Adesso non ricordo affatto. Ho il polline. Bah, non mi ricordo. Vabbè. Forse là continuiamo ancora un po'. Abbastanza una schifezza. Ok, questi qua magari li apro 10 alla volta. Allora, Trojan, ragazzi, Trojan deve essere nei progetti antichi. Progetto antico blu, due verdi. Progetto antico blu, un altro verde. E il gioiello Trojan che aumenta la fanteria e la velocità delle truppe. Altri due blu, ragazzi, veramente buono sto giro. Anche lì speriamo di beccare un super leggendario di Trojan. Un altro blu, qua blu come se non ci fosse un domani. Continuiamo, ragazzi. Niente. Ah, porca miseria, ma è possibile che non sono un po' fortunato oggi. Uno blu. Oh, guarda, su due vedete che mi esce il leggendario.
ti pareva. Allora, continuiamo col Virma, ne ho 722. Ottimo, ragazzi, questo mi serve. Ricordo che questi oggetti qua serve per fare il diadema d'osso, che è praticamente il copricapo che dà velocità di ricerca, quindi sono veramente contento, così tiro su ancora la ricerca, se riesco a maxarlo dopo un breve scorcio su quello che posso fare, almeno di quello che già possiedo. Ragazzi, allora, vediamo un po', ma qua è andata abbastanza male, vediamo solo cosa dà il gioiello, roba di arcieria. Continuiamo, ottimo, un altro blu, un altro verde. Un altro verde. Veramente tanti bauli, veramente tanti sono. Allora, un gioiello blu, molto bello, molto bello. Vediamo un po'. Ottimo, un'altra sfera di giada viola, ragazzi. Tanta, tanta roba, tanta roba. Niente. Allora, apriamo quelli dell'ape. Perfetto, non è uscito neanche un veleno. No, li ho già finiti in pratica quelli là. Allora, grifone, vediamo un po' se riesco a completare il mio set. Non è ancora completo il mio set, mi sembra che mi mancano le scarpette. Dopo andiamo a vedere insieme. Allora, vi ricordo che l'anima è quella rara, l'anima di mortacci su è uscita solo due bianche, cioè veramente uno schifo. Le penne leggendarie ne avrò una marea, un'anima blu, una verde e quattro bianche, ragazzi. Andiamo a vedere solo il gioiello, questo fa cagare praticamente, trappole, se le tengono loro le trappole. Uno blu, uno verde. Dai, ragazzi, un leggendario, forza. Schifezza. Ma veramente sono dei cattivissimi, ragazzi, cattivissimi. Un'anima blu, ma neanche un'anima viola, i mortacci loro. Niente, come non detto, dai, tutto abbastanza male è andata la cosa. Allora, spero di essere fortunato qua comunque. Allora, bestia delle nevi. Le campane mi sembra che siano quelle rare. Campanelle, va bene. Adesso appena becco il gioiello, vediamo che cosa fa il gioiello, così ve lo mostro. Sempre se c'è il gioiello, perché non mi ricordo tutto alla perfezione. Campanella. Mi sa che il gioiello non esiste. Ok. Perfetto. Ultimi due colpi. Ok, anche qua non abbiamo beccato leggendario interessante. Allora andiamo sulla la gelida. Allora, due cuori viola, ragazzi. Qua è andata benissimo. Un cuore blu. Squama. I miei cuori dove sono? Ok. Come potete vedere, ho aperto tanta di quella roba. Avrò da divertirmi a forgiare tutta una serie di nuovi pezzi di armatura e quant'altro, poi ve li farò vedere sicuramente. Adesso continuiamo ad aprire tutto. Perfetto. Gli ultimi due colpi. Ok. Allora, abbiamo praticamente finito, ci siamo ottenuti questi. Vi ricordo che questi qui, l'unico modo per prendere forse nel massacro è shoppandoli, perché comunque non ci sono bestie che rilasciano queste cose qua, oppure durante la festa di Gilda ce ne sono, se si è fortunati magari se ne beccano anche una trentina di questi, sparsi 10, 5 e quant'altro. Allora, andiamo ad aprire 10 alla volta. 10 alla volta sono 16 tiri, allora facciamo, vabbè dai 10. Allora, catena arrugginita. Adesso non ricordo esattamente quale sia raro, però finché ci sono pezzi blu, pezzi colorati, io sono contentissimo. Tipo adesso, come adesso, è abbastanza una schifezza. Forse la catena è quello raro, non lo so.
Se sbaglio me li apre praticamente tutti insieme. Allora, tutti verdi, già una cosa buona. Ottimo, vabbè, questo mi sembra che è veramente facile da trovare, non ne ho una marea forse, questo sicuramente è il comune. Però voglio dire, meglio un leggendario che un pezzo bianco sicuramente. Allora, continuiamo. Belli, due pezzi blu, un pezzo verde. Gioiello del predatore oro, ragazzi, gioiello del predatore oro, ragazzi, gioiello del predatore oro. Adesso qua lo devo dire in chat. Non vi ho fatto vedere che cosa dà, comunque dopo lo andiamo a vedere. Ok, perfetto. Andiamo. Fiamma del predatore oro, ragazzi, stiamo andando benissimo, stiamo andando benissimo. Stiamo andando veramente bene. Censo che, tra l'altro, lo saluto. Gioiello blu, perfetto, veramente buono. Ah, non mi sono fermato a vedere che cosa dà. Sì, c'è stop in yes. Allora, continuiamo la nostra. Intanto salutiamo anche Killer. Continuiamo la nostra scarrellata di cose. Allora, qua abbastanza male perché ricordo che questo qua è l'oggetto più comune del set. Speriamo di ricordarmi, non appena esce un altro gioiello, di farvi vedere che cosa dà. Abbiamo ancora 6 colpi, 7 colpi in pratica. A meno che non sbaglio, eccolo qua, gioiello. Allora, il gioiello dà l'energia massima, quindi aumenta l'energia massima, quindi è perfetto, e aumenta la velocità di caccia al mostro. Adesso l'oro dopo lo vado a vedere perché sono curioso, non mi ricordo quanto dia. Così lo inserisco immediatamente su un pezzo. Pelle invecchiata oro, ragazzi, è veramente tanta roba. Oro, scusate, viola. Minerale caldo, ma stufato in pratica. Catena arrugginita, leggendario, tanta 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 roba. E una bellissima fiamma del predatore blu, anche questa è tanta 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 roba, ragazzi. Continuiamo. Pelle blu, va bene. Squali apro tutti insieme, ragazzi. Andiamo così. Allora, è andato abbastanza male sto giro. Andiamo a vedere esattamente che cosa posso fare. Come potete vedere, sicuramente avrò tutta una serie di. Vedete? Bello, posso fare oro il set del noceronte, questo pezzo. Posso fare anche la lancia elettrica. Sicuramente, ragazzi, parto dalla lancia elettrica in quanto dalla velocità, cioè aumenta la ricerca. E caccia al mostro, come potete vedere, lampeggia praticamente tutto. Questo è già tutto oro, quindi non mi interessa. Stivali al grifone, purtroppo non posso potenziarli, vediamo che cosa manca esattamente. Andiamo a vedere, va ragazzi. C'è ancora tanta strada perché mi sembra. Via, trene chiede, porca miseria. Vabbè, ci vorrà tempo, però si farà. Allora, andiamo a prendere un pezzo del mostro. Prendiamo questo qua, che è un pezzo del mostro, ok. Esatto, andiamo a mettere subito lo gioiello che ho trovato leggendario, esatto. Madonna ragazzi, da 1000 di energia, è un 30% di velocità caccia al mostro, è veramente tanta roba. Mettiamolo subito,
Andiamo a vedere a quanto siamo arrivati con l'energia. Avevo, mi sembra, sui 50.000. Intanto facciamo subito che è già settato è già settatissimo. Poi andrò a fare subito un gioiellino per la corazza. 50.900 punti, ragazzi. Tanta, 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 tanta roba. Tanta roba. Allora, facciamo un colpo di labirinto, visto che ci siamo. Magari becchiamo qualche cosa di bellissimo. Vediamo un po'. Forza. Eccola là, te pareva. Andarle a cercare, vedi che sono fortunato, sono stato fortunato. Allora, voglio chiudere qua il video. Vi ricordo che nei prossimi giorni ce ne sarà tutta una serie di video perché sono tante novità. Io sono appunto appena tornato dalle ferie, quindi ho tante cose da dirvi, ragazzi. Allora, un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.